Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi vi presento la francesina di pasta sfoglia che troviamo a Napoli nelle vetrine delle pasticcerie di Pena di Crema. Andiamo a impastare a mano, ovviamente, in un mix delle due farine, mettiamo centralmente, apriamo la classica fontana di farina, inseriamo il sale, il burro, che questa è la parte del burro che non dobbiamo mettere. Ci sono tante persone che chiedono di non mettere questa parte di burro quando è importante per la stesura, e inseriamo l'acqua, una parte di acqua, e impastiamo queste due cose. Fatto ciò, mettiamo il restante acqua e adesso possiamo inserire anche la farina che abbiamo lateralmente, creando questa pastella. Ovviamente questo passaggio si può fare anche in planetaria. E adesso inseriamo tutta la farina. L'impasto omogeneo. Creato questo panetto, andiamo a togliere tutti i residui di impasto. Fatto ciò, lasciamo riposare per circa 5 minuti. Dopo circa 5 minuti andiamo ad avvolgere il panetto e voilà, il nostro panetto è pronto per ricevere il burro internamente. Adesso vi indico come fare la pasta sfoglia semplicemente con il burro che troviamo classico, guardate, il panetto di burro che troviamo nei supermercati, facendo la stesura a mano e non con la sfoglia bella e fatta. Ovviamente si può fare anche con la sfoglia già fatta, però facendo la sfoglia in casa con la tiratura a mano che vi faccio vedere è tutta un'altra storia. Andiamo a schiacciare il burro un foglio di carta da forno, in questo modo. Vado a chiudere le due estremità, vado a girare in questo modo. Diamo una pressione sul panetto di farina che abbiamo creato per inserire al suo interno il burro, in questo modo. Se avete bisogno di farina, aiutatevi con la farina, io sono abituato anche senza. Fatto ciò, prendiamo il nostro panetto di burro, e voilà. Chiudiamo l'estremità in modo tale da non far fuoriuscire il burro durante la stesura. E voilà. Adesso, con l'aiuto di un bel matterello e la farina, andiamo a dare un classico giro a tre, sarebbe al libro il primo. Attenzione a non far fuoriuscire il burro. Se avete creato un panetto ben omogeneo, il burro sicuramente non fuoriuscirà. In questo modo questa sarà la prima piega a tre, ossia al libro.
Durante questa operazione facciamo riposare sempre circa 5, massimo 10 minuti. Se estate e fa caldo, facciamo riposare in frigorifero. Fatto riposare l'impasto, adesso andiamo alla seconda stesura, che sarà a 4. Ci aiutiamo sempre con farina. Se vediamo che l'impasto è molto nervoso, attendiamo ancora prima di essere di nuovo lavorato. Ovviamente con un mattarello come questo, bello grande, siete molto più agevolati nella stesura, che si lavora molto di meno. Ecco qua, fatto ciò, vediamo, più o meno lo spessore sarà di un 5 mm. Creiamo sempre questo rettangolo in questo modo, andiamo a chiudere così. E voilà, vedete? La terza sarà di nuovo a libro, cioè a 3. L'ultima sarà di nuovo a 4. Questa è la stesura finale, quindi facciamolo quanto più omogeneo è possibile. E voilà. La nostra pasta sfoglia è pronta ed è pronta per essere lavorata. Volendo la possiamo preparare anche il giorno prima per il giorno dopo, a dopo per la lavorazione. Adesso per questa lavorazione abbiamo bisogno di un po' di zucchero semolato vanigliato per lavorare l'impasto. Prendiamo tutto l'impasto, sempre con l'aiuto della farina, andiamo a stendere in questo modo. Andiamo a creare un rettangolo lavorando sempre di largo e lungo, in modo tale da non far impazzire la sfoglia. La sfoglia si lavora in questo modo, sempre sul verso che abbiamo chiuso il panetto. Ecco qua, andiamo a lavorare in larghezza. A questo punto, ottenuto questo rettangolo di 25 più o meno per 55-60 cm, adesso andiamo a lavorare con lo zucchero. In questo modo diamo una piccola pressione sullo zucchero per farlo assottigliare ancora in più. Anche da quest'altro lato. Non eccessivamente abbondante di zucchero, altrimenti la sfoglia perde la sua forza. Più o meno occupa il totale spazio di un normale tavolo, vedete, come il mio. A questo punto andiamo ad arrotolare tutto l'impasto in questo modo. Thank you.
arrotoliamo completamente. La parte finale gli diamo una pressione in modo tale che non si muove. Adesso con un pennello poco d'acqua, la parte finale andiamo a bagnare. E voilà. Andiamo a mettere un po' di farina che ovviamente è bagnata. Tagliare a fette questo panetto creato e voilà, ognuna di questa sarà una francesina. A Napoli le chiamiamo le francesine, a Firenze ho visto che le chiamano le fiorentine. Ma a me questi dolci di pasta sfoglia arrotolati in questo modo mi ricordano tanto le sfogliatelle napoletane. Adesso prendiamo un panetto che abbiamo creato, questo tipico ad a spirale, un po' di farina e un poco di zucchero. Andiamo a stendere in questo modo. Fatti tutti i pezzi con la stesura che vi ho fatto vedere, andiamo a bagnare il finale di ogni pezzo con l'acqua. Prendiamo la crema pasticcera, andiamo a riempire. Adesso prendiamo un pezzo, andiamo a chiudere in questo modo. E voilà. Metto su un foglio di carta da forno. In questa teglia ne ho inserite 9. Andiamo a mettere acqua in superficie. E zucchero in superficie. Ovviamente ho inserito la crema pasticcera all'interno, vi potete mettere qualsiasi crema a vostro piacimento. Andiamo a infornare alla temperatura di 190 gradi al centro del forno, modalità ventilato, per circa 25 minuti. Per farle caramellare gli ultimi 5 minuti mettiamo il piano più alto del forno, sempre in modalità ventilato. Dopo 25-30 minuti le nostre francesine sono pronte. Questi sono dolci adatti alla prima colazione, anche se adesso non è mattino, vado a fare il mio assaggio. Guardate qua che spettacolo. Io lo prendo dalla parte meno calda. Una sfoglia saporita, friabile. Bollente. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like e iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Mi raccomando, seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi, alla prossima. Ricetta.